Carlo ha vissuto quello che vivono tutti i ragazzi di oggi, quindi il pallone, gli sport, il computer, i videogiochi, però aveva questa specificità, metteva al centro della sua vita questo rapporto con Gesù, che lui incontrava tutti i giorni partecipando alla Santa Messa e facendo sempre un pochino di adorazione eucaristica, o prima o dopo la Messa. Noi avevamo una casa qui a Assisi. Con lui vidi una volta un'inserzione che diceva che chi aveva una casa qui aveva il diritto di avere un posto al cimitero. E allora io dissi a Carlo, ma a te piacerebbe essere sepolto qua? Lui disse, ah, sarei felicissimo, mamma. E allora io l'ho visto un po' come una sua volontà testamentaria. Carlo è morto di questa leucemia fulminante, aveva 15 anni. Non abbiamo neanche avuto il tempo di accorgercene perché, sai, in 3 giorni. Però la cosa strana è che pochi giorni prima di ammalarsi lui disse offro le mie sofferenze per il Papa e la Chiesa per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. Era come se dentro di sé un po' se lo sentisse. Subito dopo poco è morto, hanno cominciato a scrivere. Riceviamo migliaia di email da tutto il mondo, paesi dell'Asia, le Americhe, gli Stati Uniti, l'Europa. Non fanno altro che chiedere il materiale su mio figlio o attestare che magari hanno avuto le grazie o chiedere preghiere. Ecco, certamente ormai ci siamo abituati, quindi non ci sorprende che anche per la traslazione ci siano così tante persone. Addirittura ci sono persone venute dagli Stati Uniti e dal Brasile apposta per questo evento. Eccellenza Monsignor Sorrentino ha voluto mettere a raffronto queste due figure tra Carlo e Francesco, tutte e due giovani che hanno comunque iniziato un percorso di conversione, incamminandosi nel cammino di santità. E questo santuario della spogliazione, che è il luogo dove San Francesco si spogliò, è un po' un simbolo paradigmatico per tutti i giovani, perché comunque ci vuole un inizio, no? Per decidere di mettere Dio al primo posto. Perché sin da quando era piccolo abbiamo notato che c'era in lui proprio una naturale predisposizione, per dirle, noi facevamo le passeggiate, vedeva una chiesa, desiderava sempre entrare, salutare Gesù, oppure facevamo una passeggiata nel parco, c'erano i fiori, coglieva i fiorellini da portare alla Madonna, ecco, quindi queste piccole cose che faceva a 4-5 anni. Però certamente devo dire che noi genitori non eravamo proprio l'esempio ideale di genitore, perché io personalmente venivo da una famiglia abbastanza laica e sono andata a messa il giorno della prima comunione, il giorno della cresima e il giorno che mi sono sposata. Quindi
Grazie per la franchezza, devo dirle la verità. Io lo dico chiaro. Grazie per la franchezza. E certamente non ero proprio un esempio di cattolica. E mio marito anche aveva un po' una fede tiepida, perché io quando l'ho conosciuto, eravamo fidanzati, insomma, non l'ho mai visto frequentare la chiesa, forse quando andava dai genitori ogni tanto, però. La prima volta che io ho incontrato Carlo, l'ho incontrato esattamente qui dove sono seduto ora. Era il mio primo giorno di parroco in questa parrocchia e l'ho trovato qui seduto davanti al tabernacolo. E allora io gli ho chiesto: ma tu ogni tanto ti raccogli qui a pregare davanti all'Eucaristia? Sì, dice lui, perché questo mi consente di essere leggero di fronte a tutto quello che la vita mi chiede. In casa, con la mia attenzione alla cura dei genitori per me, a scuola per quello che imparo, ma soprattutto a me piace imparare come si sta con gli altri. Andavamo insieme ad Assisi, perché là è stato il periodo in cui comunque l'ho visto di più. Ad Assisi, essendo comunque un paesino più cattolico, con più chiese rispetto al posto in cui andavamo l'estate, ci permetteva, diciamo, di andare a messa. Cioè, lui più che altro ci portava, a me e mio fratello, a messa, perché aveva un altro sentimento rispetto a quello che poteva essere il nostro a quell'età. Era una cosa comunque fondamentale che dovevamo fare tutti i giorni. Con Carlo andavamo spesso al Monte Subasio a giocare, che là ci sono praticamente delle colline, alcune ripide, altre un po' di meno, e giocavamo con l'aquilone, con i cani, con il frisbee, giocavamo anche un po' a fare gli esploratori, dove ci stavano luoghi un pochino più magari nascosti, però appena trovavamo un posto un pochino più particolare, subito andavamo là a esplorare, a fare mappe del tesoro. Comunque eravamo bambini, quindi qualsiasi cosa un pochino più particolare per noi era un mondo. Concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis Laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato, e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre.